Ciao a tutti e bentornati in questo secondo Vlogmas. Come vi ho promesso ieri, oggi vi faccio vedere cosa ho preso da risparmio casa. Allora, a parte non me ne frega molto, però ho ripreso di nuovo le mascherine perché erano in offerta 1,50€ queste qua dei bambini. Poi ho preso questi alberelli bellissimi. Vi faccio vedere. Con le campanelle. Questi qua li ho pagati 99 centesimi. Sentite? Di questi ne ho presi due. Perché io penso sempre, quando prendo le cose ne prendo sempre due. Dico, non si sa mai, gli rimane uno a Mirko e uno a Andri. Mi piace questa idea. Poi, guardate che carini questi follettini. Questi folletti sempre a 99 centesimi, anche questi e anche di questi, indovinate? Ne ho presi due, solo che uno c'ha un piede storto. Vabbè, non importa. Due follettini, poi vabbè anche queste mascherine a 99 centesimi, ma vabbè. E poi una cosa bellissima, ma bellissima, che erano un paio d'anni che volevo prendere. Però con la scusa che i bambini erano piccoli, l'anno scorso che c'era il cane che mi ha mangiato, come sapete, mezzo albero. Infatti adesso vedremo che cosa è rimasto. Comunque non l'ho comprato, ma quest'anno il cane o impara. I bambini sono cresciuti e quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Guardate che carino! C'ha la barbetta, la giacchetta di... morbidosa qua, bella, c'ha i piedi di ceramica, penso che sia ceramica, e anche il faccino, quindi se casca si rompe. Però guardate che bellino, questo l'ho preso da risparmio casa e l'ho pagato 11,50€ perché era in offerta, il prezzo pieno non lo ricordo, però c'era sia così che bianco, quindi bianco e marroncino chiaro, ora mi sfugge il nome, beigiolino, marroncino chiaro, marroncino cartoncino per capirci. E poi c'era la femmina, però l'unica femmina che c'era aveva forse le trecce, aveva le trecce, però erano rovinate, ok. Però mi piaceva questo che è bianco e rosso. Vi piace? Bellissimo, a me sì, un sacco. Sono molto felice. E ora vi faccio vedere, con il mio gnometto qua, vi faccio vedere cosa mi è rimasto dell'anno scorso per addobbare casa e l'albero di Natale, così mi rendo un attimino conto se devo comprare qualcosa oppure no. Perché come vi ho già detto, vi ho ripetuto e vi dirò di nuovo, Kira mi ha mangiato la metà delle palline e quindi vediamo cos'è rimasto. Ho la scatola, qualcosa sparso un po' in giro, vi faccio vedere che cosa ho per Natale. Allora, mi sono resa conto che aprendo la busta delle palline, cioè mi sono resa conto di avere solo questa. È veramente poco. Come lo decoro l'albero con poche palline così? Devo assolutamente comprare le palline. Allora, vi faccio vedere più o meno che cos'è rimasto dell'anno scorso. Allora, ci sono questi fiocchetti bianchi che avevo fatto da un nastro. Poi ci sono queste cose qua. Questo ce n'è un altro anche. Questi qua sono di alluminio. Sono bellissimi. Questi qua mi piacciono un sacco, solo che ne avevo comprati sempre solo due. Mi sono un po' pentita perché sì, è vero, uno all'altro, ma cavolo, erano belli. Vabbè, ne ho presi solo due. Non so se riuscirò mai a tornare allo Shan. Comunque questi, poi, perché li ho presi allo Shan quelli lì, perché devo tornare allo Shan, perché questi li avevo presi allo Shan, ma se non si può uscire dal comune, dubito. Comunque poi palline bianche con delle paillette argentate, palline argentate semplicissime, brillantinate. Poi ci sono questi, come si chiamano questi qua? Io li chiamo candele. Non lo so come si chiamano, voi lo sapete? Ditemi come si chiamano, perché sapete che io con i nomi veramente non ci azzecco mai. Poi ci sono le pigne, queste pignette qua, che sono colorate un po' di bianco, molto carucce. Palline bianche, grandi. Ah, questa qua è quella lì con le paillette argentate. Dov'è? Palline bianche lì. Palline bianche lisce. Lisce. Palline piccole, bianche, brillantinate. Palline pelose. Queste sono pelosine.
Poi ci sono delle cosine rosse di legno, che queste anche erano del Lidl dell'anno scorso. E anche quest'anno in un video di svuota la spesa, mi sembra, vi avevo fatto vedere che avevo preso delle altre cosine di legno da mettere nell'albero di Natale. Poi, ecco, tipo questi avevo preso, ora non so dove, aspetta, li troverò. Quindi questi qua, sempre di legno, questo anche di legno, ce n'è un altro in giro da qualche parte. La stellina pelosina, questa era carina. Costava 1,50 euro. Io, siccome spendo al massimo 1 euro per cazzillo, per decorazione, però questa qua mi piaceva veramente tanto, l'avevo preso. Era pelosina. Poi, fiocco di neve pelosino. Avete capito che mi piace il pelosino? Fiocco di neve. Questo fiore bianco, che è bellissimo. Però non ce n'erano più quando l'avevo preso, quindi avevo preso solo ed esclusivamente questo. Ma adesso che è uscita di nuovo la roba di Natale, e a quanto pare devo andarla a comprare perché non c'è più niente qua, Kira si è mangiata tutto, l'avevo preso. Guardate che bello. Adesso vabbè, un po' da sistemare, perché ha i ferretti dietro la foglia, quindi uno lo può modificare. Uno lo può sistemare comunque come meglio crede, più chiuso, più aperto, in base alle esigenze. Questo fiore qua. E poi basta. Come palline basta, cioè veramente ci sono solo queste. Vabbè, non importa. Poi vi faccio vedere gli altri addobbi. Abbiamo questi qua che sono... Questo l'aveva fatto Mirko all'asilo e questo l'aveva fatto Andri all'asilo. Le loro maestre dell'asilo, anche quelle delle elementari, sono molto brave, però non le conosco ancora bene, ma quelle dell'asilo erano spettacolari, specialmente Daniela che aveva, c'erano Daniela e Stefania, specialmente Daniela che aveva delle idee veramente pazzesche, ma su ogni regalino, che poteva essere di Natale, di Pasqua, festa della mamma, festa del papà, veramente delle idee fantastiche. Poi sul riciclo, stupende, davvero. Comunque, poi, mia maestra. Poi ci sono questi, come si chiamano, ceppi? Non lo so, comunque questi pezzi di legno, chiamiamoli così, che gliel'ha regalati mia sorella, ha fatto tipo decoupage sopra con tutti i brillantini, ha fatto scrivere il nome sia di Mirko che di Andri, questi li avranno per la vita, spero. Poi abbiamo i cappellini di Natale, 1, 2, 3, 4, perché noi siamo in 4, ma in realtà c'è anche per Kira, adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, c'è anche per Kira, gliel'abbiamo preso l'anno scorso, ma giustamente non se lo fa mettere, però noi ce l'abbiamo. Poi, perché ho spostato un po' di cose che tutto qua davanti non ci stava. Ghirlanda che ha fatto Mirko a scuola l'anno scorso. Poi ho questi due che me li ha regalati la mia amica Tata, che si chiama Sandra, io la chiamo Tata, perché mio figlio la chiamava Tata da piccola, da piccolo, perché non riusciva a dire Sandra e quindi per me è Tata. Boh, questi qua che mi ha regalato lei da mettere fuori. Poi qui abbiamo un cestino che userò come centrotavola per mettere la frutta secca, per mettere la frutta o che sia. Poi qui c'è la punta per l'albero, appunto, la ghirlanda da mettere fuori. Questa qua è di legno, infatti pesa abbastanza. L'ho comprata questa qua da Risparmio Casa, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa. Sono un po' confusa con questo lockdown che c'è stato, cioè veramente sono confusa che anno siamo, che anno non siamo. Siamo nell'anno 2020, ok, ma non ricordo quando ho fatto gli acquisti. Comunque ho aggiunto le lucine che non c'erano, perché mi piace quando arrivi a casa, magari quando arrivo da prendere i bambini a scuola, che 5 meno un quarto, 5 meno 10 è già buio e si vede già la luce, questa atmosfera natalizia già fuori casa, quindi mi piace, ho aggiunto le lucine. E poi ho preso un po' di cose che erano laggiù, perché sennò ogni 3x2, le lucine, quelle lì con le pile, queste lucine tutte colorate che voglio mettere sull'arco, le lucine bianche per l'albero, ne avevo tre, come si chiamano, tre pacchi di luci, ma Kira l'anno scorso me ne ha mangiati due, quindi ne è rimasto uno solo, quindi dovrò comprare anche le luci.
Poi c'è questa ghirlanda che ha fatto Andri all'asilo sempre. Io cerco di tenere tutte le cosine che fanno i bambini all'asilo, a scuola, spazio permettendo, perché come avete visto la casa è piccolina, quindi non è che si può tenere tutto. Però quelle cosine che so che posso poi riutilizzare o comunque rimettere esposte, mi piace conservarle. E bon, basta, questo è tutto quello che ho. Poi ho delle palline vecchissime che sono un po' blu, un po' grigie, quelle rovinate o che sia, che userò per me per fare l'albero fuori. Vediamo se i bambini hanno voglia quest'anno di farsi l'albero fuori. E basta. E poi c'è questa birichina. Che fa la birichina? Vero che fai la birichina? Fai la birichina tu, sì? Fai la birichina tu. Non ci mangiano le palline, va bene? Mamma le compra altre, ma non si mangiano. Saluta. Ciao. Andare giù. Andare giù. È l'unico cane forse che non gli piace stare in braccio. Ah, si aggrappa proprio. Non gli piace. Ti metto giù per collegarti. Ok, niente. Ho le idee molto chiare. Devo comprare roba di Natale. Quindi in questi giorni andrò a fare acquisti natalizi. È arrivato il momento dei saluti. Vediamo chi sarà il fortunato, la fortunata di oggi. Allora, primo bigliettino. Xeno88! Monica! Ciao Monica! Lei mi ha seguito nella mia diretta. La trovo sotto tutti i miei video, quindi ti ringrazio Monica e ti saluto. Poi, prossimo prescelto, vediamo un po', Luisa Villano, Villano, proviamoci, se è sbagliato scrivimi, guarda Ornella è sbagliato, ok va bene, nessun problema, ciao Luisa, terzo classificato, no non è terzo classificato, il terzo pescato, Laura, ciao Laura! Vediamo chi ci sarà. Nadia Del Prete! Nadia, Kira, che c'è? Nadia Del Prete, ciao Nadia, anche lei ha un canale qui su YouTube. Vi lascio qui sotto in descrizione il suo link se vi va di andarla a trovare, fa svuota la spesa, ha un sacco di oggettini della Thun, fighissima, c'è un video praticamente dedicato solo a quello, c'è un orsacchetto così della Thun, bellissimo, andatela a trovare se vi va, vi lascio comunque qui sotto il suo link. Siamo a 4. Guardate, non ho niente, eh? Non imbroglio, giuro che non imbroglio. Allora, Melissa Bonaccorso. Ciao Melissa! L'ultimo, l'ultima, vediamo chi sarà. Daniela Cossu. Ciao Daniela! Allora, 6 di voi li ho salutati, aggiungerò gli altri nomi che mi avete scritto nei commenti sotto il video di ieri, quindi vi aggiungerò e vi inserirò qui dentro. E quindi nei prossimi giorni cercherò di salutarne sempre 6, in modo che da qua alla fine dei Vlogmas vi avrò salutati tutti. Mi segno, come sempre, guardate, questi sono tutti i nuovi che devo aggiungere. Questi sono quelli che avevo segnato e anche questi, e quindi questi li aggiungerò e mano a mano aggiungerò sempre i nuovi. Se non vi ho salutato in questo video non è perché non ci siete o perché vi devo ancora inserire, beh certo, ma vi inserirò come vi ho fatto vedere, o semplicemente vi saluterò in un altro video. Un video molto semplice, spero di essere stata sbrigativa, non avervi impegnato troppo tempo. Ci vediamo al video di domani, vi saluto, ciao!